Oggi facciamo una rapida passeggiata in questo Oliveto. Questo è l'oliveto, diciamo, più scomodo che gestisco ed è stato piantato praticamente dal padre di mio nonno e ad oggi lo sto portando avanti io. Allora, dopo tanti anni gli sto facendo un inerbimento. Qui ovviamente sono stati fatti tutti i trattamenti invernali. Siamo a febbraio e per il primo, diciamo, questo forse, cioè, questo è il secondo anno in cui sto portando avanti l'inerbimento completo, diciamo, di questo terrino. E in realtà qui la qualità del terrino è molto buona perché è un terrino veramente, secondo me, ricco di sostanza organica e l'inerbimento andrà, secondo me, a migliorare anche a migliorare ulteriormente la qualità del suolo. Lentamente sto risistemando un po' tutte le piante. Questa era altissima e lentamente la sto abbassando un po' tutte quante. Le sto portando, diciamo, a un vaso policonico, o più che un vaso policonico, si potrebbe definire anche un vaso libero. Ho iniziato ad eliminare nel corso di 3-4 anni che lo sto gestendo io tutte le parti legnose dell'albero, o comunque lentamente le sto iniziando ad eliminare, perché comunque fare delle potature molto drastiche su delle piante adulte, diciamo vecchie come queste, può comportare, diciamo, anche la rovina di queste piante. Questa pianta è una pianta, per esempio, una varietà che produce tutti gli anni. L'anno scorso ha avuto un'annata di scarica, ma secondo me quest'anno avrà una bella annata di carica, a giudicare proprio dal colore scuro delle foglie, che probabilmente vuol dire, che, appunto, questa pianta attualmente è ricchissima di sostanze nutritive al suo interno. Anche questa. Purtroppo non posso dire molto sull'inerbimento perché è da circa questo il secondo anno che sto effettuando l'inerbimento in questo oliveto come negli altri e sinceramente adesso che le rivedo queste piante mi sembrano, mi pare che stiano meglio rispetto ai terreni non inerbiti. Ovviamente qui, diciamo, su questo oliveto abbiamo, essendo un oliveto veramente di quelli tradizionali, abbiamo un'esposizione completamente a nord, cioè lì è il nord, e infatti il sole è lì a sud, quindi abbiamo l'esposizione a nord che è fortemente negativa. Tuttavia questo è un oliveto che ha sempre prodotto. Questa esposizione a nord fa sì che molte piante abbiano dei problemi, soprattutto legati, secondo me, ai funghi o comunque all'eccesso di umidità, soprattutto per il periodo invernale. Allora, poi abbiamo alcune piante come questa che stanno messe veramente male. Infatti qui probabilmente la soluzione migliore potrebbe essere sicuramente quella di andare a mettere del letame, diciamo, nello stallatico maturo sotto, la maggior parte di queste piante, soprattutto queste che stanno peggio, tipo quella che praticamente non ha quasi più foglie. Questo perché, secondo me, con, diciamo, il passaggio, questo terreno è sempre stato portato, diciamo, pulito, e quindi, diciamo, non si è riuscito a fare un'aggiunta di sostanza organica e di materiali organici a questo terreno in maniera, diciamo, biologica, e quindi la situazione è andata a finire che, soprattutto nelle piante che hanno una maggiore pendenza, tipo questa, quella, questa e questa qui dietro che non si vede. A furia di grattare il terreno e far scendere sempre di più il terreno, le radici non sono venute tanto fuori, ma la sostanza, la parte migliore del terreno, che è la parte più superficiale, è andata sempre scivolando verso il basso. E infatti qui possiamo vedere che queste piante che si trovano più in basso stanno addirittura meglio di quelle che si trovano proprio nel mezzo, diciamo, della pendenza.
Quindi tanta roba, anche qui abbiamo parecchie piante, diciamo adulte, e quindi anche in questo caso questo lievito di solito produce all'incirca, possiamo anche dire, una decina di quintali all'anno, perché comunque le piante sono grandi, ma la maggior parte della produzione deriva da tre o quattro piante, tipo una pianta come quella, che è una tra le più grandi, una pianta come questa. E qualche altra pianta, tipo anche quelle due, questa e quella lì dietro, sono molto produttive. E, insomma, sinceramente non vedo l'ora. Invece guardate qui questa pianta come sta assumendo la forma del vaso policonico. E in realtà non vedo l'ora di vedere, di toccare con mano i vari benefici insomma, dell'inerbimento. E che cosa può succedere al terreno, alle piante e di conseguenza alla produzione quando l'inerbimento viene portato avanti da più di qualche anno. Infatti, come possiamo vedere lì giù, abbiamo una marea di erba e quella da adesso fino a fine marzo crescerà moltissimo. E poi la andremo a trinciare e sicuramente andremo ad apportare una notevole quantità di sostanza organica. Ovviamente anche quest'erba crescerà e sicuramente vi mantengo aggiornati su tutto. Inoltre, come abbiamo potuto notare, in queste piante hanno veramente pare che queste piante abbiano pochissime carenze nutritive, a giudicare appunto dalle foglie. Quindi tutto procede per il meglio. Come sempre, amici dell'Olivo, vi ringrazio infinitamente per l'attenzione. Se avete delle domande o dei commenti, fateli qui sotto. Se il video vi è stato utile o di interesse, vi chiedo di supportarmi con un bel mi piace. Se volete continuare a rimanere aggiornati su questi argomenti, iscrivetevi al canale. Per oggi è tutto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!